Calano le imprese femminili in provincia della Spezia con una perdita di 71 ditte nel corso del 2022. È l'analisi che scaturisce dai dati dell'Osservatorio per l'imprenditoria femminile elaborati dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria. Al 31 dicembre 2002 in provincia della Spezia si contano complessivamente 5.347 imprese. Le imprese in rosa, che rappresentano circa il 26% del totale delle imprese registrate in provincia, risultano diminuite di 71 unità rispetto al 2021, con una diminuzione pari all'1,3%. Il calo è da imputarsi al fatto che lo scorso anno, per effetto di un contesto generale ancora complicato dagli effetti della pandemia, della guerra e della crisi energetica, molte meno donne hanno dato vita a un'impresa nei settori tradizionali come agricoltura, commercio, alberghi, attività di servizi e attività manifatturiere. L'andamento delle imprese femminili dello scorso anno mostra quindi un cambiamento in atto nella partecipazione delle donne al sistema produttivo. Infatti alcune roccaforti della presenza imprenditoriale femminile hanno mostrato segni di debolezza. Più precisamente il commercio, in cui le imprese guidate da donne sono 1.433 ed incidono per il 30,1% sul totale del settore, che ha perso ben 52 imprese. Le altre attività di servizi, in cui le imprese femminili sono 572 ed incidono per ben il 58,5% sul totale, contano 3 imprese femminili in meno. L'agricoltura, dove le donne a capo di un'impresa sono 411 e pesano per il 33,9% sul totale, ne ha perse 16. Le attività manifatturiere, con 286 imprese e il 16,8% del totale, conta a fine 2022 9 imprese femminili in meno rispetto ad un anno prima. Vi è però un settore, tra quelli tradizionalmente femminili, che ha fatto invece registrare un seppur lieve incremento. Si tratta delle attività dei servizi di alloggio e ristorazione, dove il tasso di imprese femminili risulta pari al 36,2%. Sono dunque aumentate rispetto al 2021 di 8 unità. Altri due settori per i quali si segnala un incremento delle imprese sono quello del noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, con 283 ditte a fine 2022, e quello delle attività immobiliari, con 266 imprese femminili che in un anno sono cresciute rispettivamente dall'1,4 al 3,1%.